Però te continui a tifare per Forlì. Cosa dici? Brava. This is the end, beautiful friend. This is the end. Intanto è incredibile, incredibile la passione che c'è qui. Non mi aspettavo di vedere tante persone al palazzo, onestamente. Questo è stato un grande segnale. Un grande segnale di rispetto nei confronti della maglia. Siamo solidali con quello, con la scelta che ha fatto la squadra nella sua totalità. Sono venute meno le condizioni di lavoro, non solamente per gli stipendi non pagati, ma anche proprio per il fatto di non poter più per alcuni giocatori alloggiare a Forlì. Sono venuti meno alcuni principi minimi di dignità per chi pratica questo sport, che non riguarda solo i giocatori, riguarda giocatori e staff. Noi dello staff siamo qui perché abbiamo un ruolo diverso, ve lo dico molto onestamente. Siamo completamente sulla stessa barca con i giocatori. Noi allenatori siamo per primi degli insegnanti, degli educatori. E non potevamo, dovevamo supportare, dobbiamo supportare questi ragazzi che venivano introdotti senza preparazione in una gara contro una squadra di professionisti. Poi proprio per... a maggior ragione, vista la grande affluenza, dare un segnale importante anche di rispetto nei confronti degli abbonati, dei tifosi. Un'ora e mezza di gioia nel vedere questi ragazzi in campo divertirsi a giocare a pallacanestro. Questa è l'unica cosa positiva di tutta questa situazione paradossale. Siamo tutti scossi e increduli per tutta questa situazione che peggiora settimana dopo settimana. È importante adesso sapere che noi entriamo in una settimana decisiva, perché entro fine settimana la società deve pagare i NAS, se no veniamo estromessi dal campionato. Siamo in continuo contatto con la proprietà, che ha garantito a giocatori e staff di pagare NAS. E di pagare anche tutto quello che deve pagare entro fine settimana. Dal 20 di ottobre ogni settimana ci viene detta la stessa cosa. La proprietà ha garantito che entro questa settimana mette tutto a posto. Tutta questa situazione paradossale che mette veramente, diciamo, che fa una pubblicità negativa, mette veramente Forlì in una situazione difficile. Noi siamo qui, abbiamo giocato questa partita anche perché non so come andrà a finire, ma abbiamo già altri 3 punti di penalizzazione e oggi non giocare questa partita avrebbe provocato un altro punto di penalizzazione e l'esclusione dal campionato. Quindi noi oggi abbiamo tenuto in vita la Furgo Libertas e adesso è importante che tutta la città a gran forza urli il desiderio di pagare questi NAS e di tenere in vita la Furgo Libertas. È importante saperlo, che non ci sia nessuno che dica io non lo sapevo. Cheer. Cheer.